Ciao ragazzi, iniziamo oggi questo allenamento da 1 ora e 26 minuti. Andiamo a iniziare un riscaldamento. Questo allenamento ci farà divertire con una serie di ripetute da 30 secondi, susseguita da una fase di recupero da 30 secondi, ne faremo tante, infatti 1 ora e 28, 1 ora e 26. Adesso andiamo in crescendo per i primi minuti e poi andremo a fare questo lavoro. Qual è il motivo per cui facciamo questo tipo di allenamento? È generare acido lattico nel momento di punta, che sarà la zona più 10, più 20, dopo andiamo nel dettaglio, se ne parliamo, del nostro FTP, e non consentire al corpo di recuperare completamente, perché 30 secondi di recupero non recuperi nulla, ma invece serve per insegnare al corpo a utilizzare l'acido lattico come fonte di energia. Quindi è il 30-30, chiamiamola 30-30 workout, e ci serve proprio appunto fare 30 secondi di picco con 30 secondi di recupero, proprio appunto per questa motivazione. Cominciamo con una crescente potenza, diciamo dai 100 ai 150 watt per i primi 10 minuti. Parliamo di FTP. L'FTP è la potenza massima che tu puoi tenere per i tuoi 20 minuti di allenamento. Quindi ad esempio, se vai al massimo per 20 minuti, quella è la tua FTP. Nel nostro caso, nel mio caso, 231 watt. Quindi se noi la paragoniamo su una cyclette, su una spin bike o sui rulli manuali, quindi non autoregolati, come ad esempio la mia Torx SRX 500 con il sensore di potenza, se tu non hai questi sistemi, ipotizziamo che in questo momento di fase di riscaldamento puoi impostarla a livello 1-2 della tua resistenza su 10. Fai i tuoi conti in base a quello che hai tu. Forza, cominciamo a pedalare, 10 minuti, ti spingo io passo passo quando parlo, perché c'è da cambiare le impostazioni della macchina, ti do una mano io, cominciamo. Comunque sono precisita di stop. Ancora.
passati più di 5 minuti di riscaldamento, questo è un lungo riscaldamento che ci consente di mettere in condizioni di piantare le fondamenta dell'allenamento che verrà dopo. Questo allenamento è studiato e viene utilizzato anche dai più grandi campioni del ciclismo, quindi sicuramente avrà un beneficio per tutti, che sia alle prime armi o che sia un ciclista professionista. Quindi sicuramente è interessante. Ci saranno quindi tre blocchi da 16 minuti ciascuno di 30-30. Quindi abbiamo un bel workout oggi. La consistenza è molto interessante e sarà particolarmente impegnativo. È comunque un allenamento che si recupera nell'arco di 24 ore. Andiamo a divorare. Guarda. Ho messo tutte le ore. Quindi in pratica andiamo a fare una potenza alternata da zona 5 a zona 1. Beh, le zone sono da 0 a 5, zona 0 è sotto la soglia di riscaldamento, quindi sotto il 50% del nostro FTP, zona 1 possiamo ipotizzarla nella tua macchina a livello 3 su 10 e poi andare a salire 3, 4, 5 e 6. Da Z1 a Z5. Puoi scegliere tu la tua cadenza nei tuoi intervalli, negli intervalli che andremo a vedere dopo. Io tendenzialmente cerco di rimanere sempre sopra gli 80 RPM. Ci sono esercizi che si mantengono sotto i 70 RPM o sopra i 90, 100, 85, quello che è, ma non è questo l'allenamento o il focus del nostro allenamento. No. Pensavo che non venissi giù, infatti. Sono morto, no? Stiamo girando i 150 watt, possiamo metterci già a 2, 1, 2 avevo detto, crescente, stai facendo la stessa cosa? Ti sei iscritto al canale, puoi accendere anche la campanella per iscriverti ai nuovi workout che facciamo quotidianamente. In 20 secondi cambiamo intensità, ti descrivo io con calma, non c'è fretta. L'importante è non smettere di pedalare. Adesso ci mettiamo a 139 watt, quindi per questi ultimi due minuti eravamo a 150, abbassiamo un po' la resistenza. Se l'hai alzata a 2 puoi portarla a 1, o a 3 puoi scalare di 1, se era 1 la lasci a 1.
su 10, ti fai tu i calcoli sulla tua macchina, può essere da 3 a 5, 1, 2 resistenze, questa la devi sapere tu, la mia è da 32 livelli. Se non mi vedi cambiare le impostazioni della mia macchina è perché sto lavorando in RG mode e la mia macchina è Bluetooth, perché quindi ho già preconfigurato questo allenamento nella mia applicazione della macchina stessa e quindi si regola automaticamente in base a quello che è l'allenamento previsto. Forza, andiamo avanti per 1 minuto e 20, poi alziamo il livello. Tra un minuto facciamo i prossimi 2 minuti in zona 3. La zona 4, per intenderci, è il nostro FTP. La Z5 è il nostro rosso, è quello che possiamo mantenere per pochi secondi o per pochi centinaia di metri. Andiamo in zona 2 adesso, 162 watt per 2 minuti, puoi mettere la tua macchina in zona 2 o 3, su 10. Dovrebbe essere super comfort questa zona, quindi il livello di potenza della tua macchina 2 o 3 su 10. Siamo in Z2, deve essere la più facile possibile, al di fuori del riscaldamento. Non ero in piedi, vogliamo tossire. Giuro che non ho capito una parola. Se dormo in piedi, magari non tossisco. Mm-hmm. Tra 10 secondi ci portiamo in zona 3, quindi aumentiamo di un livello la resistenza della nostra macchina. Vai, 185 watt per 2 minuti, potenza regolabile da 3 a 4 della tua macchina su 10.
Prossimo step, facciamo girare le gambe un po' più velocemente, quindi andiamo a alzare un po' la cadenza rispetto a quello che stiamo tenendo adesso. Non ti do un obiettivo, ma siamo in zona 3, appena sotto il nostro threshold o FTP. Quindi andiamo a 208 watt, possiamo pensare di alzarlo di un attacco alla nostra resistenza, siamo al 90% del nostro FTP. In piena Z3, possiamo metterci a 4 su 10, facciamo girare bene le gambe, almeno 80-85 rpm. Poi riposiamo un po'. La potenza è alta, ma è perfettamente gestibile. Dai, ancora 20 secondi e poi recuperiamo. Forza, siamo pronti per affrontare gli step dell'allenamento di oggi. Recuperiamo 5 minuti al 50% del nostro FTP, quindi possiamo abbattere a 1 o 2 la resistenza della nostra macchina, sempre su 10. Fai tu i tuoi conti in base a quello che stai usando. Ti sei iscritto al canale? Stai divertendo? Lasciami dei commenti, magari un like, su cosa stai facendo, qual è il tuo strumento, se hai bisogno di informazioni, indicazioni, perché facciamo un allenamento piuttosto che un altro, qual è il tuo obiettivo. Condividi. Se ti piace il nostro allenamento, il mio allenamento di oggi. Adesso ci siamo scaldati per benino, eh? Facciamo questi 4 minuti e mezzo residui e poi inizia il lavoro serio. Come dicevo, sono 3 blocchi da 16 minuti cada uno, intervallati di 30 secondi in Z5 e 30 secondi in Z1, che è come quello che stiamo facendo adesso. Insegniamo al nostro corpo a sfruttare come benzina l'acido lattico. Sarà utile per tutti gli sport che andiamo a fare. Qual è il tuo sport? Il mio running, e come secondo sport faccio il ciclismo, quindi come obiettivo, il resto è tutto di contorno, cross training. Questo a 7. Sto facendo forzionato. Sì, guarda quello che sto per fare io. Ripetute. Mio Dio. Ci saranno questi 5 minuti di recupero che suddivideranno i nostri blocchi da 16 minuti che ci permetteranno di rifiatare ovviamente. Fra 3 minuti inizia il lavoro serio. La tua macchina penso che tu possa impostarla tranquillamente al 5 o 6. Se è troppo duro non devi poter bloccarti le gambe. Piuttosto scendi di un livello di resistenza. Una volta impostato il tuo livello, uno e alzi il livello in base a quello. Mi raccomando. La Z5 è una Z di sicuramente sopra la soglia e quindi molto impegnativa, ma non impossibile. Da tenere per 30 secondi appunto. È sicuramente un alto livello di sforzo. L'importante è mantenere la cadenza alta.
Cos'è la cadenza? Rotazioni per minuto. La rullata delle gambe. Ti ricordo il focus dell'allenamento, insegnare al corpo a utilizzare l'acido lattico come benzina. Abbiamo fatto 21 minuti di allenamento, ancora 2 minuti iniziamo i nostri blocchi. Ti ricordo di spin, di aumentare lo spin, o la cadenza, o la RPM, chiamiamola come vogliamo, nei momenti di zone di effort, quindi di Z5, più alte del normale, per riuscire meglio a gestire la potenza da sviluppare. Se rallenti troppo la cadenza, il focus dell'allenamento cambia e quindi non è l'ideale. Mentre nel recupero puoi abbassare tranquillamente la cadenza anche al di sotto di quello che è la tua normale cadenza standard. Se la tua macchina non ti consente di visualizzare la cadenza, ti invito ad acquistare il sensore di cadenza, che è l'ABC, per poter dare una struttura sensata all'allenamento e avere un'idea di quello che stiamo facendo. Un minutino, Ovviamente l'intervallo deve essere da seduti, non ti devi alzare. Quindi se ti senti di doverti alzare, abbassi di 1 la resistenza della tua macchina. Deve essere un allenamento recuperabile in 24-36 ore, non in 10 giorni. Secondi. Dieci, stiamo per andare per il primo set. Cinque, forza, alziamo. 277 watt, Z5. Recupera Z1, recupera 30 secondi, Z1, resistenza 0, 1. Spingi, Z5. Secondi, recupera, Z1. Queste sono sigle tutte qui. Secondi, spingi, Z5. Non c'è
5 secondi, recupero, Z1, ma va, le prime sono sempre facili, eh? Spingi, Z5. Z280, 285, 281, 95 RPM, 104 battiti al minuto, BPM, heart rate, chiamiamolo come vogliamo, impariamo la nomenclatura. Watt, recupera, 30 secondi, Z1. Come vedi non consente di abbattere l'heart rate, teniamo sempre botta in alto e stare sempre più in alto, 105, 106, non ci consente di scendere. Io sono particolarmente allenato e quindi la Z1 per me è 90 battiti. Se sto a 104 vuol dire che sta lavorando. Spingi, spingi, Z5. Giriamo le gambe. Recupera, Z1, recupera. Dai, mancano 58 minuti e 16 secondi di forza. Questi parenti con l'ellittica, quello che sto facendo. Forza, spingiamo Z5. Recuperiamo, Z1. Cinque secondi. Spingi, Z5. Recupera, Z1. Spingi, spingi, siamo circa a metà del primo blocco, circa. Trenta minuti passati, forza.
Recupera. Getta uno. Cinque secondi, spingiamo, dieci secondi. Spingi. Tre secondi, recupera. Forza, spingi. Recupera. Cinque secondi, spingiamo, 0,5. Dai, recupera. Cinque secondi. Spingi, andiamo. Mm.
recupera. 35 minuti abbiamo bruciato 350 calorie circa, la stima dell'applicazione. Secondi, spingi, dieci secondi. Recupera. Dai, poco più di 48 minuti. Siamo quasi alla fine del primo blocco. Cinque secondi. Spingiamo. Recupera. Tre secondi, spingi. Andiamo. Da 5, spingiamo, recupera. 30 secondi di recupero e poi abbiamo 5 minuti perché abbiamo finito il primo blocco. Beh, se sei cotto e non hai più tempo, puoi interrompere anche dopo 5 minuti di recupero. Per chi ha il gain, tempo, only the brave, fa con me gli altri due blocchi, che poi sono 47 minuti. 5 minuti da adesso recuperiamo, dai. Livello 0, 1, scegli tu. Ti sei iscritto al canale? Puoi iscriverti e accendere la campanella per ricevere notifiche su YouTube quando carichiamo nuovi video, nuovi allenamenti. Se ti piace questo allenamento, magari ci metti un bel like, e se vuoi condividere nei commenti il tuo obiettivo o la tua macchina, come ti è sembrato questo allenamento. Io mi sto divertendo, fatica, e sicuramente ci farà nel tempo, con la costanza, accrescere le nostre prestazioni. Questo allenamento si può riflettere anche sulla corsa, perché comunque la capacità di gestire l'acido lattico è utile anche nell'allenamento di corsa, di endurance o comunque delle brevi distanze.
Oggi facciamo un allenamento completo ed effettivo, molto efficace. Dai, 3 minuti, poco meno. E incomincia il secondo blocco da 16 minuti 30-30, l'abbiamo già, lo conosciamo già, non so qua a dirti. Non ti ripeto più, eh? Dobbiamo solo lavorare adesso. Questi 5 minuti di recupero sono propedeutici a preparare, a recuperare e a prepararci per il prossimo blocco di lavoro. Ancora 1 minuto e 45 secondi. Forza! Ci siamo tutti? E qui? Oggi è una giornata di qualità. Allenamenti di qualità sono essenziali. Ricordo sempre la tecnica 80-20. 80% del nostro lavoro, dei nostri workout, sono a ritmo di recupero e il 20% a ritmo intenso o ritmo obiettivo. Qual è il tuo obiettivo? Vuoi condividere con me qualche allenamento che stai facendo? Se vuoi condividere con me, scrivi nei commenti, sarò felice di darti una mano, di condividere con te quello che faccio io, anche se è tutto sul canale, se ti iscrivi e accendi la campanella. 45 secondi e ripartiamo, eh? Andiamo al secondo blocco, al secondo set. Non mi scappa minimamente, niente da fare. 10 secondi. Questo non devi tagliare. 5. Non riesco a tagliare questi. Andiamo. Z5, 30 secondi, 60, 30 secondi Z5, forza. Vabbè, non vado più. No, non posso tagliarli. Non vedi quante volte sto parlando. Parla con ti pare, chi se ne frega. Siamo tutti grandi qua. Cinque. Speriamo, 30 secondi. Secondi, forza, andiamo. Recuperiamo. Spingiamo? Z5.
da girare bene le gambe. Prepariamo. Forza, 39 minuti, abbiamo scollinato da un pezzo. 5 secondi. Vai. Vai, rulla, rulla, rulla! Rpm, 100 rate, 290 watt, forza! Andiamo! 7 secondi! Recupera! Cinque, dai, andiamo. Dai, recuperiamo. Abbatti tutta la resistenza della tua macchina, dei tuoi rulli o della tua cicletta. O del tuo vocatore. O del tuo vocatore, se stai facendo vocatore. Ma ti invito a fare delle ripetute un po' più serene sul vocatore di queste. Vai, spingiamo. Recupera. Tra 7 secondi recuperiamo, dai. 5. Recupera. Secondi, spingi Z5, forza, livello 12 del vocatore per 30 secondi. Si alza anche la piastrella. A 12 si alza anche la piastrella. Finish, dai, recuperiamo. Veramente ci mancano 35 minuti, eh. Qua 51 minuti fatti. 35 minuti residui. Fra 13 secondi facciamo il prossimo step di ripetute, dai. 3. Andiamo. Thank you.
Recupera. Dai, siamo arrivati al 50% del nostro secondo blocco di ripetute. 5 secondi. Spingi. Dai, 3 secondi. Dai, recuperiamo. Cinque secondi. Andiamo, se vuoi, c'è la fiasca lì, con l'acqua e basta dentro. Da 150, te la metti di fianco se hai bisogno di urgenza. Per bere. Cinque secondi. Recuperiamo? Cinque secondi. Andiamo. Recupera. Non è da messo la metti dopo pranzo. Sì. 4 secondi. Andiamo. Forza, recuperiamo. Dieci secondi e mancano 30 minuti e 10 secondi. 5. Andiamo. Livello 10, 12 su 15 del vogatore anche, per chi ci sta seguendo quello sul vogatore.
recupera. Dai, ci sono le ultime tre ripetute, poi recuperiamo e poi ci sarà l'ultimo blocco. Forza, 28 minuti, 29, sono 4 le ripetute. Spingiamo. Recupera. Spingi, ce n'era un po' prima quando ho aperto la finestra. Ventosa oggi, ventosa. Noi indoor non ci preoccupiamo del terribile traffico, vento, pioggia, salite, discese. La qualità si fa sempre più in indoor, lasciando al fuori i lunghi. Recupero. Forza, la prossima è l'ultima del blocco. Tre secondi. Vai. Recupera 30 secondi e poi abbiamo altri 5 minuti di recupero per affrontare l'ultimo blocco con le giuste energie. Se hai finito il tuo tempo di oggi, puoi anche decidere di interrompere l'allenamento alla fine dei 5 minuti, dei prossimi 5 minuti di recupero, oppure only the brave fino in fondo. Speriamo 5 minuti da adesso, resistenza minima. Come ti è sembrato questo ultimo blocco? Scrivi qualcosa nei commenti. Ti sei registrato al canale? Ti sei iscritto? Hai acceso la campanella? Mettimi qualcosa nei commenti. Se sei fin qui, mettimi un like al video. Non ti dimenticare, dammi una mano a creare dei contenuti sempre più interessanti per te. Ovviamente condividendo i miei obiettivi, i miei allenamenti. Com'è? Progressivamente difficile oggi, eh? Passata un'ora, stimiamo di aver consumato circa 630 calorie. Stiamo girando a 115-118 watt, 78 RPM, 96 di heart rate.
recuperiamo bene, che l'ultimo blocco è essenziale. È lì che va a fare la differenza nell'insegnare al nostro corpo a utilizzare l'acido lattico come fonte di energia e non soltanto i carboidrati o i grassi nella minima parte. Ti ricordo che questo è un allenamento estremamente efficace, è veramente completo, se lo completi oggi, e ovviamente lo rifaremo più altre volte, è senza dubbio un allenamento di alta qualità. Ti ricordo che questo 5 minuti di recupero lungo è per provvedere al totale recupero e preparare il fisico all'ultimo step. Tu come stai? Va? È comodo la fiasca? Ho una ringita, non so di cazzo. C'è una roba tremenda. La dico in inglese, looking for quality today. Oggi qualità. 1:12, 1:10 e ripartiamo per l'ultimo blocco di ripetuto. 22 minuti al termine dell'allenamento. Quindi come sarà composto alla fine? Adesso abbiamo l'ultimo minuto di recupero, 16 minuti di ripetuto alternati 30-30 e gli ultimi 5 finali di recupero. Secondi e ripartiamo la rullata delle ripetute. Ripetute di potenza, ti ricordo. Ci sono tante ripetute di cadenza, di velocità, di potenza. Questa è potenza. Secondi e ripartiamo alla grande, alla grande. Forza, come on! 10 secondi al terzo blocco. È autoconvincimento divertente, mi diverto un sacco. 5 secondi, andiamo! Ti tiene attivissimo. Sveglio. Sì, è brutto, se no mi annoio. Non faccio più per me, in realtà. Ahi! E rulliamo. 10 secondi. La prima è sempre facile da affrontare, vero? Sono le ultime di quelle belle toste. Recuperiamo, forza. Spingi. Dai, meno di 20 minuti. Tre secondi a recuperare. Recupera.
5 secondi. Non lo so. 3, 2, 1, vai! Recupera! Non credo, sennò perché mi sto la situazione è tanto sicura. Quindi tutto il resto. Non è Natale. Te l'ho aperto a Pasqua. Sette secondi, 5. Cominciamo a prendere le gambe, spingi. Recuperiamo? Dai. Cinque secondi. Spingiamo. Forza, spingiamo. 277,05, 30 secondi. 279, 276, 93 rpm. 273, 279, 271. Quindi la macchina regola e noi siamo sempre a 95 rpm per cercare di farci tenere il 277 watt obiettivo. ERG mod. 4 secondi, recuperiamo, recupera. Recupera. Hai meno di quasi 15 minuti al termine. Sette, sei, cinque. Dai, andiamo. Z5. Forza, recuperiamo. Ancora 9 ripetute, dai. E poi recupereremo.
5. Spingi. 13 minuti al termine, ancora 8 minuti di lavoro e i 5 finali di recupero. 3, 2, vai! Recupera. Divertente questo allenamento perché è molto interattivo. Non è quelli che stai mezz'ora allo stesso passo che ti annoiano. Invece questi mi divertono. Andiamo, da 5, bello dinamico questo allenamento, come giustamente ci suggerisce la nostra vogatrice, roverista. No, dici no. Tu pensi, il Garmin continua a dirmi muoviti, però niente male, che perspicacia che ha il nostro 945. Secondo lui non sta facendo niente perché è tutto registrato sull'applicazione, recupera e poi riporta nel Garmin Connect. Se ti serve qualche informazione scrivilo nei commenti, iscriviti, accendi la campanella, dammi una mano a creare contenuti più interessanti per te e condividere la passione che abbiamo per il fitness. Tre secondi, vai! Vai! Andiamo in Z5, in zona rossa! Al 120% del nostro FTP. Recuperiamo, se riportiamo nella corsa questo tipo di allenamento stiamo facendo delle ripetute sopra la soglia anaerobica, però sono 32 ripetute, niente male. Se lo stessimo facendo in strada di corsa saremmo morti probabilmente in questo momento, ovviamente di fatica, è troppo per la corsa. Spingi questo tipo di allenamento, forse un set solo sì, un set sì, così intenso, nel mio caso vorrebbe dire fare ripetute a 18 km orari, un passo di 3,5, 3,30, 3,15 al minuto sarebbe un po' eccessivo, anche quasi intorno al 3. 3 secondi, forza! Ehi, mancano solo 9 minuti e mezzo. Ce ne mancano 4. Yeah.
Però questo si può fare sia sull'ellittica che sul vogatore. Anche il tempo però è un po' lungo, forse un blocco è meglio. Spingiamo. Che attrezzi hai in palestra, nella tua home gym? Scrivilo nei commenti. Intanto che spingiamo 290 watt magari. Recuperiamo. Vai, spingi, ero distratto. Recupera. Vai, spingiamo. Spingi, spingi. Spingi. Andiamo. Andiamo. Andiamo a target. Recupera. Si prospetta davanti a noi fra 15 secondi l'ultima ripetuta di oggi e poi andremo a fare i nostri 5 minuti di recupero, quindi faremo fra 5 secondi l'ultima ripetuta. Vai, facciamole bene tutte, fino in fondo. Forza, numero 1, grande, forza, spingi, cazzo, è uscito un francese. Dai, cinque secondi, eccolo qua, eccolo qua. Recuperiamo i 30 secondi e poi abbiamo gli ultimi 5 minuti di defaticamento. Gran lavoro oggi. Abbatti tutto da 1, stai quanto ti pare. Adesso, almeno i nostri 30 secondi. Parta, 5 minuti. 5 minuti al minimo, senza star qua a controllare cadenza né altro. Facciamo questo recupero attivo. Stai bevendo poco. Stai bevendo poco. Sarà per quello che ci ho uscito, ci sono 4 giorni.
Stiamo girando tra i 75 e gli 80 rpm, 115 watt circa, al 50% del nostro FTP. Il nostro heart rate si aggira intorno ai 92 battiti per minuto o bpm. Ci mancano 3 minuti o poco più alla fine del nostro defaticamento e dell'esercizio di oggi. Gran qualità oggi. Un totale di quanti fa? 1,26, manca 2 minuti. 1,26, no. 1,26. Ragazzi, mancano 30 secondi al termine del nostro allenamento. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, accendere, attivare la campanella. Se sei fino qui, magari perché ti è piaciuto l'allenamento, di darci un bel like e magari condividere nei commenti come ti è sembrato l'allenamento, con che strumento lo stai facendo, se sui rulli, la spin bike, su una cyclette. Quali sono le KPI del nostro allenamento? Che 3, 2, 1, puoi interrompere da questo momento in avanti. Io andrò avanti ancora qualche minuto. Attualmente abbiamo fatto 1 ora e 26. Abbiamo, la macchina stima che abbiamo fatto circa 41 km e abbiamo consumato all'incirca 885 calorie a una velocità media di 28,7 km orari. Sul mio programma, quindi sull'applicazione della mia spin bike, ho potuto anche inserire della simulazione delle pendenze. Quindi mi si stima di aver fatto un climbing di 205 metri. Poca roba, ma che comunque nelle fasi alte di picco in Z5, qualche 2-3% di salita ci ha aiutato a farci sentire qualcosina in più. Detto questo, gran giornata, gran qualità, ci vediamo alla prossima. Ciao!